Salve community, oggi siamo con Daniele Denks, Daniele Vacca in arte Daniele Denks, e ci facciamo una bella chiacchierata sull'ukulele basso e dintorni. Ciao Daniele carissimo. Ciao ciao. Ciao ciao. Allora, Daniele è un bassista, ma diciamo è soprattutto un grande esperto di ukulele basso. Una delle prime cose che ti volevo chiedere, Daniele, come è nato questo amore per l'ukulele in generale e poi per l'ukulele basso? Cioè, come hai fatto? Hai avuto questo switch basso-ukulele, diciamo così? Questo è una cosa che mi incuriosisce parecchio. Allora, praticamente tanto tempo fa, era ormai 8 anni fa, suonavo in una cover band, pensa, di Adriano Celentano. Okay. E il chitarrista della band, appena finito il soundcheck, si isolava e si metteva sempre, c'è presente quel tempo morto immenso fra fine soundcheck e cena poi concerto, si metteva sempre a suonare l'ukulele da una parte, okay, dicendo che questo strumento era bellissimo. Poi ovviamente, essendo l'unico a tavola con uno strumento, gli si cantava sopra, no, tutti quanti. E parlando abbiamo deciso di provare a fare un duo, no? E mi sono messo a cercare, che ne so, video sull'ukulele per cercare di imparare un po' così, e ho visto che era appena uscito, esattamente forse qualche mese prima, era uscito questo strumento che si chiamava U-Bass, che in realtà è un po' una forzatura chiamare ukulele basso. E alla cieca, l'ho preso dall'America, mi è arrivato e sono rimasto subito folgorato. Stupito. Gliel'ho fatto vedere a questa amica, abbiamo subito messo su un duo e dopo 6 mesi praticamente avevamo già fatto tipo 70 date in giro, perché era una formazione troppo smart, sì, troppo veloce da portare in giro. Sì. Oh, quindi, però, toglimi una curiosità. Tu comunque, ecco, io ti presento anche alla community. Tu hai scritto diversi metodi per ukulele basso, fai clinic, diciamo che hai impostato un po' tutta la tua attività didattica specialmente su questo strumento, quindi sei... Penso sia, i tuoi siano stati i primi metodi in italiano specifici per ukulele, o mi sbaglio? Sì, sono stato il primo a scrivere un libro in italiano sull'ukulele basso. E perché? Perché lo cercavo e non lo trovavo, allora ho detto vabbè, allora cerco di scrivere quello che ho imparato sullo strumento, cerco di scriverlo io. E poi ho trovato l'editore e da lì poi è nata la collaborazione sul mondo dell'ukulele, visto che il libro sull'ukulele basso è andato molto bene, poi ho iniziato a collaborare su altri settori come quelli dell'ukulele, diciamo, normale. Quindi diciamo hai fatto un percorso un po' inverso, cioè sei partito dall'ukulele basso e poi sei passato all'ukulele normale, sia come strumento che come didattica in generale, quindi ok, sì, perfetto. Certo, posso dire due parole? L'ukulele basso, in realtà ti dicevo che era una forzatura, sì, no? Perché lo strumento si chiama U-Bass, sì, la U non sta per ukulele, ma sta per Upton, Michael Upton, l'inventore di questo strumento, okay, in America, sì, ok? E che era, non so se ti ricordi quello strumento, il basso piccolo, sì, l'Ascoli. come no, sì. È un derivato di quello strumento, okay, lì. L'ho anche provato, carino, okay, l'Ashbury. Che aveva delle corde in silicone, sì, era... se non mi sbaglio, vero? Bravo. E era, però, ti ricordi che era tutto squilibrato, no, bisognava fare il buco col trapano per metterlo col peso giusto, no? Lui praticamente che cosa ha fatto? Ha messo sul corpo di un ukulele baritono, perché la grandezza è dell'ukulele, sì, baritono, che è infatti della famiglia dell'ukulele, sì, ha messo delle corde cicciotte, diciamo, per la scalatura, diciamo, per portare ad essere suonato come un basso un ukulele baritono. Chiaro, quindi per accordarlo basso, poi, diciamo. Sì, poi da lì è stato introdotto nella famiglia degli ukulele come ukulele basso, però in realtà non nasce come ukulele, ma nasce come derivato di un ukulele, ma in realtà è proprio un altro strumento. È considerabile un basso, soltanto proprio, cioè un basso. Perfettamente. La scalatura
L'accordatura è la stessa, la scalatura ovviamente è più cicciotta perché Certo. abbiamo Una scalatura. cioè il diametro delle corde è cicciotto perché la Sì, scalatura è corta. esatto. Quindi abbiamo un manico corto, quindi dobbiamo E per forza di cose incicciottare le corde per raggiungere l'ottava giusta. infatti, quindi se incontri il capo della gala, non dire mai che la U sta Ukulele. per ukulele Si perché arrabbia. Perfetto, schifustate. vedi, questo è importante dirlo, che quindi parliamo di un basso vero e proprio, quindi non siamo nemmeno poi fuori tema, fra virgolette, no? Perché uno può pensare, ma come si parla di ukulele? No, si parla di basso, quindi quello è un basso a tutti gli effetti. Peraltro, tantissime persone, diciamo che c'è stata un po' un'esplosione di sto strumentino, no? Anche per un motivo, perché il suono ricorda molto un contrabbasso. È molto contrabbassoso e io ricordo, ecco, pure vari amici a cui, che mi chiedevano informazioni magari sui contrabbassi elettrici, perché diciamo il contrabbasso tradizionale è uno strumento scomodo da amplificare, da portare in giro. Quindi per fare un suono di quel tipo hanno virato su questo strumentino che è piccolo, te lo porti ovunque, con un po' di accorgimenti di amplificazione riesci effettivamente ad avere un suono che ricorda molto il contrabbasso in un mix. Non so se Sì, concordi. hai presente che cosa vuol dire, per esempio, muoversi in quartetto con un quartetto di ukulele, tutti con una Certo, macchina? ecco, esatto. Tu tra l'altro hai un gruppo, si chiama Ucus in Fabula, dove siete tutti ukulele, no? Com'è assortito Sì, questo? è un ukulele basso e io suono anche una food drum, una batteria a pedali che mi sono costruito prendendo pezzi da Ok. varie batterie elettroniche e due ukulele tenore. Perfetto, bello. E cantiamo tutti e tre, cantiamo, andiamo da, non lo so, da De André a AC/DC, passando per la dance anni 70, i Pink Bello. Floyd, di Fate un tutto, di sacco di tutto. serate in giro, ho visto che avete un sacco di successo. Diciamo che per fortuna in questo periodo di crisi della musica, quando riusciremo Vabbè. anche a riprendere a Certo. suonare. In questo periodo di crisi, per fortuna, abbiamo molto da suonare perché ovviamente, sai, la situazione è molto smart e adattabile. Avendo per esempio anche la batteria a pedali, io posso gestire i volumi, quindi siamo perfetti anche, che non so, per i matrimoni, Ok. locali piccoli, locali grandi. E per fortuna ce ne andiamo molto all'estero. Non voglio fare l'esterofilo come sempre, però effettivamente andare a suonare fuori è sempre un'esperienza che ti fa crescere perché uno impari di più ad essere Certo. italiano, no? Perché comunque magari tu ti accorgi che sei in Australia a suonare e ti chiedono Certo, quando, o ti certo. chiedono. Ci fu un episodio bellissimo in cui eravamo a suonare in Lituania, molto vicino alla Russia, e avevamo fatto il soundcheck, eravamo fuori al locale. Ci si avvicina un ragazzo e ci dice: per favore, suonatemi un pezzettino di Sì. Volare, perché devo fare la proposta di matrimonio alla mia All'italiano si fidanzata. sa, tira. La musica italiana. E veramente, guarda, poi, oppure non lo so, abbiamo fatto delle clinic in Polonia l'anno scorso in cui insegnavamo a suonare la musica italiana, insegnavamo a suonare O Sì. Sole Mio, no? E alla fine abbiamo fatto un'ora di clinic spiegando le parti per creare un'orchestra di ukulele e tutto quanto. Alla fine ci si avvicina uno e ci fa: vabbè, ma noi volevamo cantarla. Che grande, giustamente, vabbè, e questo è il bello di essere italiani. Senti, Daniele, ma allora parliamo un attimino dello strumento che hai in braccio, no? Che è un Ubass. Ovviamente mi piacerebbe sapere, siccome tu sei anche endorser Galli, quindi diciamolo, tu hai contribuito a creare delle corde per l'ukulele basso, giusto? Insieme a Galli. Sì. Sì. Allora, successe che ormai più di un anno fa, un bel po' più di un anno fa, ricevo una telefonata. Sì. Mi dice: sono Tommaso della Galli Strings e volevo invitarti a Napoli per costruire delle corde insieme, per farti vedere dei prototipi, no? Io lì per lì, sai che ho sentito la voce napoletana. Pensavi a uno scherzo. Ho sentito questa proposta che ho detto:
Cioè, io poi le galli le monto da 1.000 anni, cioè, sulla chitarra classica, cioè, sempre avuto corde galli. E allora gli ho detto: sì, vabbè, dai, io sono la regina d'Inghilterra. Gli ho detto, lui mi fa: vabbè, ma perché? E no, praticamente, cioè, io ero molto emozionato a parlare con lui, e lui in realtà è una persona super alla mano, così. Fatto sta che dopo qualche giorno ero a Napoli, nello stabilimento della Galli che ho visitato ed ho apprezzato perché io mi immaginavo che fosse, non lo so, una struttura a 50 piani, enorme. Invece è una bellissima realtà medio-piccola, con tutte le persone che si conoscono, si vogliono bene, si salutano, scherzano, ridono. Poi sai, l'aria Sì, napoletana tipo comunque artigianale è anche, su. no? Come Sì, bello. me l'aspettavo molto più È quello gelida il come bello del cosa, Made in no? E Italy, no? invece Questa cosa che abbiamo. sì, anche il fatto di saper, come si dice, promuovere in un modo enorme come nome, perché comunque Galli è un Certo. nome mondiale, una cosa che in realtà poi alla fine sono un bel gruppo di persone, ma piccolo, non è una cosa di 100.000 persone. Una cosa piccola, però promossa con la qualità Made in Italy. italiana. Quindi hai costruito con loro delle corde per ukulele basso. Peraltro, ecco, questa è Sì, praticamente ci una. siamo messi in una stanza, io, Tommaso e il capo della Sì. produzione, che continuamente portava su corde, quindi metti, monta, smonta, corda ogni 2 minuti, per provare il diametro giusto e l'attaccatura al ponte e l'attaccatura al capodasto e la lunghezza Sì. Certo, tra il capodasto e la chiavetta. perché è una cosa importantissima, perché per dirti, anche nella mia esperienza, gli strumenti che ho provato di quel tipo, uno dei problemi è proprio il mi basso, che delle volte suona un po' slabbrato, un po' indefinito, no? Cioè, tu riesci ad Sì. avere un suono contrabbassistico bello fino a che stai sulle note alte, sul sol, sul re. Quando scendi, se non c'hai la corda giusta, come dire, è difficile avere un suono definito. Quindi come è stata risolta questa cosa? Facci pure sentire un po' qualcosa, perché immagino quello che hai tu su è proprio il set, che hai contribuito a creare, giusto? Sì, queste qua sono le Black Quindi Nylon, sono il primo modello che abbiamo creato con sì. Tommaso, che sull'ukulele basso. Sono praticamente un rivestimento in nylon a un'anima Ok. sintetica. Ok? E io le trovo molto belle. E la cosa che ho subito, diciamo, omaggiato a Tommaso riguardo queste corde, che sono le mie preferite, nonostante te ne farò sentire anche un Sì. altro tipo, che non snaturano il suono dell'ukulele basso, perché l'ukulele basso ovviamente nasce come io ovviamente ormai lo chiamo Anche se ukulele non si basso, poteva. hai Ok, capito che Lubass, chiamiamolo Lubass. perché diciamo che spero anche di aver contribuito a inserirlo più solidamente nella Sì. famiglia degli ukulele. E non hanno snaturato il suono dell'ukulele basso perché nasce con le corde Me le plasticose, ricordo. quelle famose Esatto, poliuretano, bravissimo. no? Però non lo fanno diventare troppo metallico come suono, quindi rimane un suono sempre che tende verso il gommoso, diciamo. Sì. Ok? E questo ovviamente è dovuto all'anima e al nylon, a questi materiali che abbiamo scelto per questo tipo Sì, di corde. ma immagino mantengano pure meglio l'accordatura queste rispetto a quelle precedenti, diciamo, quelle che si usavano prima. Perché pure quello è un altro Sì. nodo cruciale, no? Di questi strumentini, che il mantenimento dell'accordatura. Ricordo che le prime corde che furono fatte appunto per ukulele basso, i primi ukulele bassi, avevano un po' questo problema dell'accordatura che non veniva mantenuta in maniera molto efficace. Per esempio pure l'Ashbury Bass, mi ricordo, c'era questa problematica, no? Beh, purtroppo il materiale gommoso è un disastro per quanto riguarda l'accordatura. Nonostante tutti i produttori di corde per ukulele basso, diciamo, paventano accordature Sì. istantanee,
un ukulele basso per avere un'accordatura di quelle che tu prima di suonare pa, 5 secondi e hai accordato, ci vuole anche un mese. Infatti, è un po' lo stesso problema che c'è sul contrabbasso con le corde in budello, no? Perché purtroppo soffrono anche i cambi di temperatura, soffrono, cioè comunque tu quando suoni un pochettino lo strumento, quell'attrito lo Certo. scaldi e quindi succede sempre che stai lì e accordi, accordi, accordi. Poi comunque non è, quando il materiale è plastico, non è la reazione della corda alla chiavetta, non è istantanea, Infatti. quindi è capace che tu fai 25 giri per tirare su un Poi c'è semitono pure l'attrito sul e ponte, no? No, sul ponte, sul capodasto, pardon, che un po' la trattiene, quindi tutta una serie di problematiche. Sì, infatti tra diciamo, i trucchetti che insegno nel metodo c'è proprio quello di fare attenzione che quando stai accordando lo strumento, di fare attenzione al fatto che si muova tutta la Sì. corda quando stai accordando, perché spesso succede che l'attrito sul ponticello, sul capodasto, e blocca la corda e quindi tu tiri, 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 in realtà stai tirando soltanto questa Esatto. parte qua e questo crea stress allo strumento e La rottura. spesso puoi anche rompere le corde. Senti, visto che ne hai parlato, li vogliamo far vedere i tuoi metodi? Così la community sa, perché abbiamo comunque Allora, gli strumenti piccoli tirano tanto, quindi ecco, ukulele basso. Perfetto. io dico sempre che le dimensioni non contano. Esatto. Quindi questo è possibile Allora, questo reperirlo anche online sì, su tranquillamente. alla sinfonica c'è anche la versione in Sì. inglese. E poi faccio quello per ukulele standard, giusto? Cioè. Sì, per ukulele. Allora, praticamente che è successo? Che la sinfonica ha apprezzato il mio lavoro sull'ukulele basso, ha apprezzato il fatto che la traduzione del libro è andata in giro un bel po' per l'Europa e mi ha detto che serviva un bel libro sull'ukulele. E ho messo in piedi questo qua. Questo Ok. è stato un lavorone Sì, bellissimo. con un sacco di esercizi ed è un metodo in cui praticamente da bassista affronto l'ukulele, perché ovviamente l'ukulele suonato nella maniera pura dagli hawaiani è ben Certo. diverso da come lo suono io. Però ho sfruttato la mia propensione alla ritmica, applicata ovviamente alle tre tecniche principali dell'ukulele, cioè lo strumming, l'arpeggio e le linee melodiche, cioè il solismo, tutto senza spiegare una parola di armonia, cioè semplicemente il do maggiore si prende così, però andiamo in profondità dividendo il libro in note lunghe e note sempre più Ah, corte, chiaro. quindi come se fosse la risoluzione nella fotografia, Bello. no? Avendo le note sempre più piccole, io riesco a creare uno strumming sempre più Chiaro. definito, sempre più preciso, soprattutto nell'ascolto per tirarmi giù uno strumming che ascolto, no? Da un video su Certo. YouTube, una canzone. Diciamo che più le note, più arrivo verso i sedicesimi e più ho DPI Chiaro, nell'immagine, bellissimo no? questo paragone. Una cosa Ci del piace, genere. no? Perché poi siamo tutti e due anche un po' grafici, nel senso tu hai anche curato l'impaginazione del metodo di Pierpaolo Ranieri, lo ricordiamo, no? Pierpaolo ti ha ringraziato pure quando l'ho intervistato, quindi, e quindi questo parallelo, eccolo qua. Già tanto, ormai Pierpaolo è una Anzi, star sul mio canale, parlo più di eccolo. Pierpaolo che di me. Ciao Pierpaolo, ti Guarda, ci salutiamo. sarebbe, ne Grande, manca uno, vabbè. il Grandissimo. terzo su Quindi pure cui. sta impaginando pure i prossimi di Pierpaolo. Guarda, questo chiedilo a Non lui. lo sappiamo. Non posso dire Ok, notizie va bene. ufficiali. Poi è Vai. successo che quel libro, iniziando a far studiare gli allievi su quel libro di Sì. ukulele, è successo che qualcuno mi ha chiesto: ma senti un po', ma perché il do maggiore si prende così? Perché la posizione è così? Perché Sì. il fa Sì. aumentato bemolle si prende così? È successo che mi sono messo a fare quest'altro. Ok, teoria e ear training, quindi hai legato il discorso ukulele al discorso teoria che avevi un po' omesso nella parte precedente, quindi ottimo. Infatti, diciamo, insieme
Sono tutto il mio sapere, Ottimo. diciamo, sullo strumento. Senti, una domanda, penso calzi a pennello. Differenze fra la tecnica dell'ukulele standard e l'ukulele basso? Cioè, quello basso si suona da bassista, immagino, perché ho visto che tu c'hai anche, cioè tu lo suoni da bassista, c'hai un supporto per il pollice che qui un po' manca, No, giusto? no, no, allora questo qua in realtà non è un supporto per il basso, è semplicemente Ah, è solo un scotch. riferimento. Ok. Sì, perché con l'unghia invece incastra un Ok, quindi c'è. pochino, Ti e anche se poi in realtà poi poggi sulla corda. Sì, il pollice o l'ho letto sulla corda o spesso è volante, ottimo. insomma. E pensa che questo qua viene una volta che ho fatto l'esibizione Sì. in Rai e mi hanno coperto la marca dello strumento con lo scotch Ok. nero. E da lì poi l'ho tolto e l'ho messo qui e adesso lo uso Come come poggia, come riferimento riferimento per il per il pollice. pollice. Quindi, Sì. diciamo, questo lo suoni da bassista, l'ukulele standard lo suoni un po' chitarristico, quindi Sì, è come se fosse sì, la chitarra e il perfetto. basso in un Perfetto. gruppo Quindi qua di uno, grandi, diciamo, diciamo. consigli che daresti a un ragazzo che si approccia all'ukulele basso da bassista, consigli tecnici, cioè come adattare la tecnica in maniera rapida, senza subire traumi, diciamo. Allora, innanzitutto consiglio di comprare uno dei nuovi Ok. modelli di ukulele basso, perché questo qua, essendo uno dei primi, non ha il preamplificatore, mentre invece, per esempio, questo che ho ricevuto dalla Cala da poco, questo è Ok. No, bellissimo, tra preamplificatore. l'altro è in Mo ce li fai ebano. sentire tutti, eh? Questo qua, sì, questo ha il preamplificatore e Ottimo. l'accordatore. Sì, come le chitarre acustiche, diciamo. Infatti, adesso pensa che è uscita addirittura una nuova serie di Kala che stanno arrivando a breve in Italia e hanno i Fishman come Quindi preamplificatore on ottimi. board, sì. E finalmente hanno deciso di sistemare un po' di cosette sull'intonazione nei tasti alti dello strumento e sull'equalizzazione e sulla preamplificazione dello strumento. Anche se ti dico che questo qua, senza nessun preamplificatore, senza nessun tipo di accordatore, è uno degli strumenti migliori che io ho provato. Infatti, quando incontrai i referenti della Gala, mi dissero: tieni di stretto questo primo modello, perché ovviamente come li facevamo prima, adesso non li Ok. facciamo più. Ovviamente nelle serie, quelle Sì, elite, sì, quelle sì, di sì. alto livello, ovviamente la qualità è sempre eccelsa, però nelle versioni quelle da battaglia, questi vecchi sono ancora Top. top, sicuramente, sicuramente. Allora, che dire? Ovviamente la prima cosa a cui bisogna fare l'abitudine è, se abbiamo le corde in silicone, al feeling Sì. della corda. Perché è appiccicosa. Noi non siamo abituati con le corde diciamo, in acciaio, in nickel, quelle, o anche in nylon. Non siamo abituati ad avere risposta Attrito, come si dice, attrito, no? Quando fai magari un attrito. glissato, c'è la corda che ti frena, ecco, questa è stata la mia esperienza. Infatti. E questa è una cosa che va molto studiata, perché altrimenti restiamo sempre appiccicati a non fare non siamo più bassisti, siamo semplicemente incollati in alcune Sì. posizioni. E addirittura ai primi tempi veniva suggerito, come con l'Ashbury, di mettersi Sì, il sì. borotalco, no? Sulle dita, il che però creava una pasta Immagino. bruttissima sopra lo strumento e non. Io avevo provato con quella come si chiama? Quella polverina che va messa sopra le punte delle stecche da Ah, sì. biliardo. Sì, è gesso quello, se non mi sbaglio. E, Quello dei quella cubetti, perché è no? blu o verde. Sì, è Sì, gesso quello. perché mi sembrava meno, cioè Sì. impiastrava di meno, diciamo. Però poi in realtà è solamente studio, è solamente attenzione a dare la giusta pressione per poter fare lo Però scusami se ti slide interrompo. in Questo pista. problema con le corde in nylon è risolto, no? E quindi Assolutamente, assolutamente tanto vale che andate risolto. subito su una bella corda in nylon e via, ormai.
Sì, diciamo che è sempre un fatto di quanto uno vuole essere purista sullo certo. strumento. Diciamo che anche io quando ho risuonato strumenti con le corde in poliuretano, PVC, quelle classiche, lo senti che comunque è un ritorno alle Al suono anche origini, no? originario, diciamo, dell'U-Bass. Sì, e poi ovviamente sai che a seconda del tipo di suono che sta uscendo in quel momento, la tua testa ragiona in modo diverso e quindi magari con delle corde in metallo suoni, cioè sullo stesso groove, suoni in un Certo, modo, col nylon suoni in un certo. altro e con il plasticoso suoni in un altro modo, Assolutamente sì. no? Per esempio, un brano reggae con le corde in PVC è Certo, spettacolare, no? c'ha proprio quell'attufo, quel suono grosso e tondo che serve per fare quelle cose, sì. Quindi Sì, accorgimenti sì, tecnici, sì, quindi sì, sì. questo di stare attenti all'attrito e poi che altro consiglieresti? E poi prendere tanta confidenza sulla scala Certo. ridotta. Cioè fare tantissimo il classico esercizio 1, 2, 3, 4. Sì. Perché? Perché con il basso grande, il basso elettrico normale, la grandezza dei quattro tasti equivale a cinque Sì, tasti sull'ukulele certo. basso. Quindi io mi sono riportato il libro Bass Tutto Fitness su tutto sull'ukulele Yamaha. basso, con tutte quante ovviamente Sì, le sì. varianti delle varie diteggiature, perché è l'unico modo per inquadrare bene i tasti. Infatti ogni volta che ho fatto provare questo strumento a qualche bassista, la prima cosa che hanno fatto facendo i loro esercizi così è stato subito quello di stonare, di andare troppo sul tasto Certo. dopo, perché ovviamente alla cieca i tasti sono ridotti. Considera che quando stai al dodicesimo tasto, c'hai il tasto che è credo almeno Sì, la sì, sì, metà sì, di sì. quello di un basso normale. Certo. Senti, Ok, invece ukulele fretless, ukulele bassi fretless. allora, io non ne ho, ce n'ho avuto uno per un periodo e ce l'ho avuto in prova, poi l'ho ridato indietro perché ho preso uno coi tasti. E diciamo che l'ukulele fretless è l'unico al momento, l'unico ukulele basso che è sicuro Eh dell'intonazione. certo, la fai a orecchio. Perché la fai a orecchio? No, sembra un paradosso, però è così, perché comunque tutti gli ukulele basso di qualsiasi marca, di qualsiasi modello, anche quelli fatti a mano, ne ho provati tantissimi, hanno tutti problemi di Eh beh, ma intonazione. quello è dovuto al rapporto fra la scala e la corda, è normale, no? Comunque delle corde così Forza. cicciotte hanno la possibilità di crescere o calare Certo, è ovvio. altissima, altissima. E diciamo che alcuni ukulele basso che ho provato, che però erano Sì. intonati, avevano uno stratagemma, cioè avevano le corde Ah, fine. ok. E vabbè, però perdi poi il Ok, sound. quindi stiamo parlando, secondo me, stiamo parlando di un basso acustico Senti, ma piccolo. tu lo consiglieresti l'ukulele basso fretless oppure particolarmente tosto da suonare? Perché immagino, cioè, col fatto che tu con un Micron stoni, no? E c'hai la scala ridotta comporta una difficoltà maggiore a prendere l'intonazione al volo, no? Quindi a un ragazzo che inizia, glielo consiglieresti o no? O dici vai sui tasti e stai più tranquillo? Ma guarda, sicuramente credo che sia lo stesso percorso di un basso elettrico. Inizia con il basso, con i tasti, capisci, impari, affini l'orecchio e poi ti lanci nel buio verso Il mondo del il fret, ma fretless. secondo te fretless si può avvicinare ancora di più al contrabbasso come suono oppure no? Cioè, magari meglio coi tasti? Sì, si avvicina tantissimo perché ovviamente subentra il miagolio che con lo strumento con i tasti non hai e che spesso se suoni uno strumento fretless cerchi. Certo. Ok? Benissimo. E diciamo che sì, è come nel basso elettrico, lo stesso percorso e considerarlo un altro strumento perché secondo me è un altro tipo di approccio. Al basso, quello dello strumento Certo. fretless.
Senti, allora adesso direi che ci hai fatto una panoramica super ampia, quindi ti ringrazio, sei stato esaurientissimo. Penso che le idee sono molto chiare della community riguardo all'ukulele basso in generale, perché poi tra l'altro è una cosa che interessa tanto, sia per il discorso della sonorità contrabbassistica, ma anche per il discorso dello strumento da studio, quindi uno strumento che tu ti puoi portare ovunque. Ce l'hai magari appresso al lavoro, ti metti là 2 minuti, non hai bisogno di amplificarlo, ti puoi fare due riff, due cose. Questo è sicuramente un aspetto molto importante, no? Per cui la gente è molto attratta dai bassi piccoli, che tra l'altro adesso ultimamente vanno particolarmente di moda. Quindi tu hai tutto un assortimento di piccoli bassi. Adesso hai fatto pure dei bei video di prove comparate di corde. Quindi, se volete, digitate Daniele Danks su YouTube, c'è il suo canale. Iscrivetevi. Ha fatto un sacco di test sulle diverse materiali delle corde, eccetera, eccetera. Molto interessanti. Però qualcosa adesso ci fai in diretta, ci fai sentire un po' di strumentini, ci spieghi, ecco, le differenze. Che ne dici? Ti va? Ok, partiamo dalle origini con questo U-Bass, sempre un cala, sempre solid body, e con le corde, diciamo le prime corde, queste qui in poliuretano, queste nere. Nello specifico, queste sono delle corde Aquila, le Thunder Black, mi sembra si chiamano. E diciamo che questo è il suono puro dello strumento, non sto passando per nessun effetto. Yes, si sente la gommosità. Sì, solamente che come vedi, quando si va su, anche queste qui sono leggermente Certo. stonate. Bello, molto bello. E quello che consiglio su questo tipo di corde, ovviamente, ripeto, come vedi, gli slide Sì. si fanno, gli slide si Ci devi fanno. prendere la mano. Ci devi prendere la mano. Allentare quanto basta. E sì, diciamo fare attenzione, come dicevo, a questa appiccicosità delle corde. Fare attenzione a accordare, magari ad alzare la corda mentre si accorda per fare in modo che l'attrito del capotasto non influisca sull'accordatura e soprattutto, come ho fatto io, attenzione a non far accavallare le corde al secondo giro sopra la chiavetta, perché questo qua potrebbe rompere, questa tensione potrebbe rompere la chiavetta o comunque Ok. inclinarla e dare fastidio Bene. allo Va bene, strumento. prossimo strumento, vai. Prossimo strumento. Diciamo che il percorso è stato questo qua. Allora, corde in PVC, poi Ah, questo è quello che abbiamo visto prima. corde black nylon della Galli. Scusa. Corde black nylon della Galli. Come vedete, c'è anche un ottimo sustain dello strumento, della corda, che purtroppo le corde in PVC non ne hanno così Certo. tanto. Cioè, hanno Proseguiamo nel. un altro Dimmi, suono, scusa. in effetti si sente la differenza parecchio. Fra. Proseguiamo nel percorso. Prima di prendere quelle altre corde, io ho avuto anche quest'altro strumento. Che so che ce l'hai Sì, anche tu. vai, Questo parliamone. Il microbass. qua è un microbass della 3G italiano Bello. e è stato un periodo in cui parallelamente al progetto di Ukulele ho avuto una cover band di Elvis, ci chiamavamo Banda Bonsai, in cui avevamo tutti gli strumenti in miniatura, tutti gli strumenti piccoli. Avevamo il micropiano, quello della Korg, avevamo la chitarra, una Stratocaster a scala corta, avevamo la batteria suonata con le dita da Armando, un batterista fenomenale, percussionista Bello. Un fenomenale. po' come ha fatto Elio e le storie tese a E Sanremo, però voi in pianta stabile, diciamo.
Credo che Sì, un Faso avesse microbus. un Sì, aveva proprio sì, un microbus un che glielo 3G. fecero apposta, mi ricordo, molto bello. Pure loro avevano Sì. batteriella piccolina, molto bello come situazione. Vai, Sì, scusami, sì, ti ho sì, sì, sì. interrotto. Intanto prendo il mio. Vai. Eccoci qua. Pure io sono Ah, vedi? microbassizzato. In due ne famo uno, come si Esatto. dice. Adesso, no, è interessante vedere, parlare pure delle diverse accordature, no? Perché, ecco, ne parlavamo prima. Tu su hai il set classico che viene adattato per il microbass, che è praticamente una scalatura da 5 corde, quindi il Mi sarebbe un Si del 5 corde, e quindi suona da basso. Quindi se vuoi farlo sentire, vai, vai. Perfetto. Io dopo un periodo di sperimentazione in quel modo ho deciso di montare. Delle corde da piccolo bass, quindi un'ottava sopra, perché Sì. diciamo mi rendevo conto, ecco, che come basso lo usavo poco, invece mi trovo molto bene a utilizzarlo per fare cose un pochino nel range alto, anche in registrazione, mi piace molto accordi, eccetera, eccetera. E ho adattato delle corde di uno strumento della Marleau, che è una ditta tedesca, che si chiama Soprano Bass, che fa appunto queste corde per il soprano bass. Io mi ci sono trovato perfettamente. Ottima È pronuncia. ottima Ottima pronuncia, pronuncia. non lo so, spero di averlo detto bene. Però ecco, ti ho interrotto. Invece, parla tu dell'uso che fai del microbus, cioè in che contesti lo consigli? Secondo me è molto comodo come strumento da studio anche, sicuramente magari è un po' meno economico di alcuni ukulele U-Bass di fascia media, diciamo così, non è proprio uno strumento economico, però è molto carino. Sì, diciamo che. Che io sappia, poi non so se sono ancora in produzione, e so che comunque cioè, se, su Thomann esistono bassi piccoli a scala corta, diciamo. La genialata che hanno fatto loro è stata proprio quella di adattare come dicevi tu, il set del 5 corde sul 4 corde, quindi praticamente il basso è diciamo, una quarta più piccola. Diciamo di un basso Sì. normale e ovviamente si mantiene il suono di un basso elettrico e questa è la particolarità con tecnica di plettro, tutto quello che slap che ovviamente sull'ukulele basso è molto faticoso da effettuare, tutto quello che si fa con il basso elettrico si può fare anche con il Certo. microbass. Sempre ovviamente pensando al fatto che abbiamo una scala piccola, una scala ridotta e quindi i tasti sono la metà, Certo. Tu in che diciamo, contesti lo la utilizzi? metà. Principalmente quando devo fare delle cose molto più rock in cui ovviamente serve l'attacco della corda di metallo. Ok, benissimo. Ci viene in soccorso comunque perché l'ukulele basso non ti lascia mai da solo. Ti viene in soccorso un'altra cosa che ti faccio ascoltare adesso. Che cosa è successo? Che la Galli Strings, insieme questa volta proprio alla Cala, hanno creato un nuovo set di corde che adesso pensa che è montato di serie su tutti gli ukulele basso con le corde in metallo. Montano corde ufficiali della Sì. Galli, pensa. E hanno creato queste flat wound, cioè le corde, si dice flat Flat wound. wound, Sì, giusto? quella la pronuncia. Flat wound. Sì, si dice così. Vai, vai, tranquillo. Le Queste corde flat. flat Limitiamoci a dire le flat le wound. corde flat a scala corta per ukulele basso, infatti sono delle corde rivestite, ma Belle. lisce. Queste per. E il suono è veramente, veramente Beh, un figo. po' Motown, immagino. Facci sentire qualcosa. Eccolo, ti faccio sentire un andamento di un brano, diciamo, Sì. rock e mi dici Vai. che ne pensi. Bello, suono molto particolare. Sì, diciamo che
questo è veramente molto, molto, molto simile al suono che del contrabbasso, del suono che ovviamente equalizzato anche in funzione di quello che stai suonando, ma è veramente molto adatto a suonare anche per esempio il jazz. Io ci suono tanto country, per esempio, con questo qua, e sono corde che mantengono veramente L'accordatura. bene l'accordatura. Come scegli il tipo Sì, di sì, sì, sì. corda, il tipo di strumento a seconda del concerto? Cioè, cioè con Jukus in fabula immagino usi uno strumento prevalentemente oppure gli alterni? Uso quello con le corde in nylon, black Ok. nylon, perché lo trovo un po' più versatile, sinceramente, forse anche perché ci sono abituato, è il suono che ho da sempre con quel gruppo e quindi è diciamo, quello che sento più Bene. mio. Questo è un suono più nuovo e ancora, diciamo, lo porto per alcune parti, non ci faccio tutto il concerto con questo qua. Benissimo. Sì. Abbiamo altri strumenti da sentire? Abbiamo un jazz No, va bene 71 se vuoi. così. Quello No, alla guarda, prossima volta. ci tengo a dire Vai. due parole sul Sì. libro. Il libro non è un Ok. metodo per basso, perché ovviamente essendo in Italia e avendo studiato con fior fior di musicisti, non ho voluto avere la presunzione di creare un metodo per basso, perché ovviamente, come ti ho detto, Poi c'è peraltro impaginato, ecco, esatto. questo è un metodo per Vabbè, basso, grande Luca, salutiamolo, ciao questo Luca. è un metodo per basso. Beh, Insomma, sei collaboratore editoriale con Fior Fior di bassisti, insomma. anche questo è Ne un bel abbiamo parlato libro per proprio basso. poco tempo fa. Io ho voluto più estrapolare le reali differenze, cioè quello che trovi di più in questo, di più, diciamo, trovi diversamente in questo strumento rispetto a un Sì. basso, cioè che cosa vorresti avere, cioè che cosa vorresti estrapolare da questo Sì, hai strumento. enfatizzato le caratteristiche. Sì, come per esempio, non lo so, noi siamo sempre abituati a suonare l'ottava con il basso in questa posizione, no? Ok, con l'ukulele basso io con la stessa posizione arrivo a suonare Certo, certo. la nona, nona bemolle, quindi probabilmente questa cosa qui la possiamo Certo. sfruttare. La nona, come ovviamente quando noi suoniamo la quinta, noi col mignolo arriviamo a suonare anche la Certo. sesta. Che poi volendo, ecco, si fa pure sul Ok. basso elettrico, ma con ben altra fatica e non in prima posizione, magari. Cioè, Iaco, a meno che non sia, cioè, le mani di Vabbè, Iaco. c'è quelle di Massimo Morricone Esatto. che ha le mani Ciao un po' a Massimo, un Gianni salutone a Morandi. Massimo. Dicevo, per esempio, questa cosa qui è una cosa che è molto particolare su questo strumento. Oppure, per esempio, quando facciamo. Aspetta, queste qua le chiamo aperture sul libro, o per esempio anche semplicemente l'intercorda. Intercorda fra ovviamente noi abbiamo delle intercorde ridotte rispetto a quelle del basso Certo, elettrico standard e questo qua ci comporta doverci abituare, però una volta che ci siamo abituati probabilmente possiamo utilizzarlo a nostro assolutamente sì, vantaggio. immagino. Ok, possiamo anche trasportare dei riff che noi facciamo su basso elettrico e che magari ci comporta magari l'utilizzo di più corde. Possiamo farli anche su meno corde, con dei movimenti più ampi, perché come Certo. vedi, noi possiamo prendere tranquillamente 8 tasti con Certo, apertura, quindi la tecnica cambia diciamo. per ovvi motivi. Anche perché Sì. certe tecniche che si usano sul basso, certo, non si possono usare, immagino, quindi slap, cose di questo tipo, non è proprio agevole. Magari ci si può provare, però. Per esempio, immaginati la scala maggiore, quella che è sul basso elettrico, comunque è una posizione che ok, si può fare, però è Sì, larga, no? Quella certo, così. quella aperta. Sull'ukulele È basso, una cosa eccolo qui. standard. Sì, da questo punto di vista è un Ok. po' più chitarristico, diciamo. Sì, sicuramente possiamo trovare dei compromessi a nostro vantaggio su questo strumento qua. Benissimo.
Senti Daniele, ma se uno volesse vedere una tua clinic sull'ukulele, vabbè, non in questo periodo, in generale ti muovi un po' su tutta la penisola oppure sei focalizzato centro Italia, le fate un po' ovunque, no? Mi hai detto pure fuori, sì, quindi... Sì, noi siamo molto attivi sulla didattica come trio di ukulele o anche nei festival ho sempre le mie clinic di ukulele basso. E tra l'altro è fighissimo andare, che ne so, in Australia, in Scozia e trovare, che ne so, 25 ukulele bassisti riuniti in una stanza e è veramente una cosa particolare, no? Concerti. Sì, immagino. E comunque sì, siamo, diciamo, con il trio suoniamo spesso in giro per l'Italia e ti ripeto, fortunatamente non solo, e capita che nel pomeriggio magari ci organizziamo con qualche scuola di musica o qualche negozio di ukulele che... Bene, sì, allora sì, vi invito a seguire Daniele quando, quando ritorneremo a circolare con i nostri strumenti, insomma, perché ecco, molto spesso vengono poste pure a me domande su strumenti da studio, ho provato a fare qualche video, ma non sono un esperto, quindi insomma, la tua esperienza c'è sicuramente di grandissimo aiuto, quindi io ti ringrazio per questa condivisione. Compratevi pure i metodi di Daniele e niente, Daniele, ci rimandiamo magari a quando ci potremo vedere live per fare un'altra chiacchierata, pure una suonata, perché no? Che dici? Sì, va bene, grazie Fabio. Allora, Sì. io vi esorto a seguire Fabio come, perché sta producendo un sacco di materiale interessante e queste attività sul web, diciamo, attente, vanno seguite e vanno Ti ringrazio incoraggiate. Daniele. Peraltro anche tu hai un bellissimo canale Grazie a te. YouTube, quindi iscrivetevi pure al canale di Daniele, dove appunto abbiamo già detto ci sono un sacco di cose interessanti, prove comparate. Ultimamente hai fatto un'ottima prova comparata fra le corde, quindi se uno vuole, come dire, prendere, cambiare corde, appunto andare in direzione di lisce, nylon, tutte queste novità che ci sono, là se le può sentire, insomma, c'è proprio... Si capisce perfettamente la differenza di suono, quindi... E datevi all'ukulele basso, facciamo crescere questo strumento che è relativamente giovane, però insomma sicuramente ha un futuro roseo davanti a Guarda, sé. io ho tampinato tanti dei bassisti che sicuramente conosci anche tu, li ho tampinati e l'hanno provato praticamente tutti, perché ho detto, guarda, provatelo perché è veramente uno strumento che ti lascerà Sì, merita, sorpreso. assolutamente. Va bene, Daniele. Sì, Allora sì, sì. io ti saluto, ti ringrazio ancora a nome della community e a presto. Buone suonate. Ciao. Ciao community. Ciao, Ciao grazie caro. ancora. Grazie, Ciao Fabio. community. Ciao.